Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura del convento dei frati minori cappuccini. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi un episodio che è lo stesso Padre Alberto D'Apolito che ce lo racconta, che riguarda proprio un figlio spirituale di Padre Pio molto legato a lui, Pietruccio. Un racconto che Padre Alberto D'Apolito definisce bellissimo. Cosa era successo? Un pomeriggio Pietruccio, quindi siamo nel 1930 circa, ancora molto giovane ma già privo della vista da 7 anni circa, si recò al convento accompagnato da un terziario francescano, Michele Fini, proprio per salutare Padre Pio. Questi a quell'ora si tratteneva a leggere la patristica nella biblioteca accanto al coro. Padre Pio gradì molto la visita di Pietruccio e gli rivolse subito la parola. Beato te, Pietruccio, disse Padre Pio, che non vedi il fango e il marciume di questo mondo. Hai meno occasioni di offendere il Signore. Dimmi la verità, hai desiderato qualche volta di riavere la vista? E subito Pietruccio dice: non ci ho mai pensato, vorresti riaverla? Non so cosa rispondere, disse Pietruccio. Come non lo sai? Vuoi o non vuoi la vista? Ecco, chiedere al Signore questa grazia. Padre, ci devo pensare, disse Pietruccio. Subito Padre Pio: perché non preghiamo insieme la Madonna, che è tanto buona e potente, sul cuore del figlio suo Gesù? Allora Pietruccio subito ribatté: padre, io sono nato con la vista. All'età di 12 anni il Signore me l'ha tolta. Se il Signore mi ha tolto la vista, ha avuto i suoi motivi. Ora, perché pregare contro la sua volontà, contro la volontà di Dio? Perché chiedere ciò che prima mi ha dato e poi mi ha tolto? E Padre Pio: allora perché non preghiamo insieme? Vuoi o non vuoi la vista? Padre, il Signore sa quello che fa. Io voglio fare sempre la volontà di Dio. Se il Signore dovesse restituirmi la vista e questa dovesse essere occasione di peccato, io ci rinuncio. Padre Pio ha questa risposta decisa e sapiente di questo giovane ragazzo. Con l'animo pieno di gioia, lo abbracciò e lo benedisse.